Wahekuj, ben ritorni al vostro Andralink, in questo nuovo episodio di Nazma Eleven con Chronostones Tuono. Inizia il torneo Ragnarok. Io non ho alcunissima idea di cosa aspettarmi. Hanno detto che sarà una specie di incontro a tre partite, però non so se partite proprio da mezz'ora ognuna, nel gioco ovviamente, oppure se sfide e poi ci sarà una partitona finale, non lo so. Vediamo come si svolge. Il teletrasporto a sinistra lo faccio andare dalla sala conferenze, no? Giusto, andiamo. A sinistra, ok, però io voglio vedere qui cosa c'è che blocca il passaggio. Non puoi proseguire da questa parte. Quindi lì ci sarà una specie di finale, oppure una volta finito il gioco ci sarà una qualche... Mi porteranno a qualche parte della città. Qui però anche c'è un campo da calcio, quindi cosa dovrei aspettarmi? Ma già ce ne sono le persone qui, già. Sedute che aspettano che noi ci facciamo vivi per cominciare a lottare. E vabbè, allora non facciamolo aspettare oltre, andiamo alla sala conferenze. Pronti? Raimon sta arrivando. Ma vi immaginate uno che va al seguito con un seguito di 22 persone? Perché ho 22 amici. Allora? Wow, sto sognando? No, Arion, è proprio come la nostra sala riunioni. Ecco cos'è che non mi riportava appena l'ho vista. A quanto pare Simon ha ricreato fedelmente la sala riunione del club di calcio della vostra epoca. L'arredamento fa tanto anni 2000. Cosa ci tocca sopportare? Chissà perché. L'ho mandato a quel paese voi o ci penso io? Tra poco comincerà la partita. Vediamoci allo stadio. Quindi a cosa serviva andare qui? Solo per vedere la sala riunioni? Beta, voglio giocare con Beta. Tu giochi con noi, vero? Ah, sei come fango sulle mie scarpe. Ma non hai fango sulle scarpe. Non so poi come faccia a esserci fango qui dentro. E comunque sia, se sei venuta col fango, pulisciti! Maledetta. E vabbè, andiamo allora, dai. Teletrasporto, quanto odio il teletrasporto. Mi piace usare le porte, vabbè, sono un ragazzo del 2000. Beh, veramente degli anni 90, però, tant'è. Stadio Ragnarok. Lui è Odino e noi siamo quelli che devono essere incoronati Thor, anche se poi il martello di Thor in realtà è solo una scusa per convogliare le sue energie in un punto preciso. Però che c'entra il martello non lo so, però alla fine tant'è, quindi. È davvero un personaggio degno di nota, signor Evans, lo cercano tutti. Chissà perché. Tutti. Noi della Raimon Eleven non lo volevamo veramente. Guardate quanta gente. Simon ha annunciato l'evento in rete e ha accorso a gente da tutto il mondo. Ah, io la volete della Raimon, non avrei scommesso neanche un centesimo su di voi. Ah, è lui, pensavo qualcuno del pubblico. Zanark, che ci fai qui? Sapevo che l'avresti detto. Mettiamo le cose in chiaro. Non sono mai stato dalla parte dell'Eldorado. Tenetevi forte. Sono il capitano del team Zan, una delle squadre della New Gen. Un bel nome, vero? Tu stai con gli ultra evoluti. Purtroppo per voi sì. E sono anche il vostro primo avversario del torneo. Non datemi la vita troppo facilmente, ok? Hai saltato ora. Ecco perché ha perso il controllo quando eravamo in Cina. È un ultra evoluto. Zanark, brutto. Giuro che ce la pagherai. Pagherai per ciò che ci hai fatto. Gamma, stai calmo. Oh, chiaro. Cominciamo i preparativi per la partita. Io mi occuperò dell'Eldorado Team 1. Parlate con me quando siete pronti. Attenzione però, quindi se Jude Sharp allena il Team Eldorado 1, dovremmo giocare con personaggi che non conosciamo. Vabbè, cominciamo. Siamo pronti, Jude. Chi schiererà in campo? Bene. Se siete tutti pronti, annuncerò la formazione dell'Eldorado Team 1. Blade, Lemon, Rune, Nishiki, Oscar, Foxtrot, November. In porta Sangook Han. Sangook? Buona fortuna, Sam. Farò il tifo per te. Verrà anche il tuo turno, JP. Fai parte della formazione di una delle altre squadre. Davvero? Anche perché Sangook non l'ho allenato. Abbiamo fatto tesoro dei vostri allenamenti per creare squadre equilibrate, distribuendo i giocatori più importanti in modo ottimale. Mi sembra giusto.
Gli altri giocatori sono. Ora scegli altri giocatori tra disponibili. Non dico di no. Sono abbastanza forti. Hanno anche. Alcuni hanno. Lo spirito guerriero. Quindi, ok, a posto, possiamo andare. E con questo siete tutti. Il capitano è Victor Blade. Gli altri potrebbero anche giocare nelle prossime partite, quindi non rilassatevi troppo. Certo! Diamoci dentro, Victor! Va bene. Andrà tutto bene. Pensa a quanto ci siamo allenati. E chi se lo scorda? Solo i giocatori che abbiamo annunciato possono scendere in campo. Agli altri chiediamo di accomodarsi e sostenere la squadra. Jude? Esatto. Alpha? A te l'onore. Affermativo. Che fa? Tesoro, è pronto il curry? Ci sono quasi piccola, dammi il tempo di cuocere il riso. Eccolo. Sparito di nuovo. Ormai ha perso il controllo. Lo so. Ti prometto che ti spiegheremo tutto, se si può, se no, ciao. E vai! Sì, gli spazi esplodono di energia pura! Finalmente la partita della vita sta per iniziare, gente! Sta cominciando a piacermi, sapete? La cronostop! Mi chiamo Gammon Jack! Ecco! Mi servirò una telecronaca da urlo, più travolgente che mai! Benvenuti all'inizio di quella che sembra la fine del mondo, il Ragnarok! I campioni torneranno a casa con il diritto di dominare il pianeta! E per dare il via all'apocalisse, ecco a voi una lotta tra eroici guerrieri! Oh, non ve l'aspettavate, eh? Il guerriero più piccolo ha trionfato! Sono davvero patetici. Si entusiasmano per niente. Beh, per niente, chi l'ha mai vista ste cose, oh? Dicevo, ho letto qualche volta Insomma, nei commenti... è andato fino in fondo. Aiutami a capire, che cosa vuole ottenere così? Proprio niente, si sta solo divertendo un po' a giocare con la sua preda. Se fossi lui la farei a brandelli. Mo botte. Dicevo, Desmodus, Wolfram, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Pure voi, praticamente nei commenti cosa ho letto? La Chronostorm, la squadra Chronostorm, Chronostorm, cos'è? Non lo so. Probabilmente la squadra che ora da Raymond Eleven è diventata Chronostorm per affrontare questi qua. E Wolfram? So che è un giocatore che si affronterà in fiamma. Quindi probabilmente io dovrò affrontare Desmodus a sto punto. Nel postgame, perché so che c'è un postgame abbastanza carino. Quindi mi toccherà affrontare Desmodus a me. Ma beh, Wolfram però è più... più con le palle sembra, diciamo, per usare termini quasi family friendly, però ci sta, dai. Potete evitare di mischiarvi nei miei affari. Se non vi andava bene, avreste dovuto dirlo prima. No, però pure tu che palloso che sei. Ottima obiezione. Ovviamente non posso darti torto. Caro Simeon, sento che un legame profondo ci lega, ma siamo pur sempre molto diversi. Ti prego di perdonare la mia timidezza. Io mi sono assentato per mettere gli artigli al lavoro su un piccolo progetto. Non sei l'unico che si dà da fare. Potremmo essere inclini a vedere le tue partitelle, quindi cerca di imbastire uno spettacolo degno di questo nome. Oddio, questa voce. Ah, quei due. È inutile prendersela. Bene, ci siamo. Inizia l'atto finale della storia dell'umanità. Il Ragnarok! Però, sai, Simeon, voi presto morirete. 45, che palle, ieri mi sono allenato di brutto per portarli a un livello alto. E mo, oh, però c'è November. Ah, ok, allora va bene. Vogliamo un po' sto Team Zan. No, dicevo, ieri stavano al 48, mo me li trovo a 45, mi dà un po' fastidio. Chi abbiamo qui? Fedoma! Con parata potente e repulsione. Che schifo. Driss, cervello della squadra. Difensore, va bene. Ludo. Zatang. Ah, ok. Garru.
Abbiamo Rod, il demolitore, dottor demolitore, Daos, Sink, Grigam, esche ingannevoli e scatto repentino, che scatto repentino 32 punti, Giz e ovviamente Zanar Kavalonic, che è parecchio nerfato con le tecniche, però tiro 156 è forte secondo me. Stadio Ragnarok, dove si svolgerà la grande battaglia per la salvezza dell'umanità. Eccoci qua, gente! L'Eldorado Team 1 sfida il Team Zan della New Gen! Calcio di inizio! Vabbè, ragazzi, qua lotta a tutto spiano. Tre partite ci aspettano. Andiamo a darci da fare. Guarda qua! Garou! Vabbè. Ah, non sanno far altro che giocare sporco! Ci penso io. Amaterasu, guerriera dell'Aurora. Armatura. Grande Goldie con l'armatura. Fammi vedere. Oh yes. Bella quella. Queste. Tipo ali? No, sembrano ali ma non sono. Goldie, ce l'hai fatta. Sembra di sì. Tieni, ti passo la palla. No. Ho paura. Sono in formissima. Sicuro che ce la fai a starmi dietro? Occhi chiusi. Bravo, così ti voglio, Fei. Riempi la barra di avanzamento. Ma attenzione, lo farò con un Maximax Trans, se no qua non si va avanti. A primo contrasto voglio controllare una cosa, una cosuccia tanto bellina, vediamo un po'. Ok, il portiere non è invincibile, quindi se indossassi l'armatura e provassi a fare gol. Perché mi consumo i punti così facendo. Quindi posso solo superarne un altro. Mi toccherebbe evocare. Però evocare uno spirito guerriero proprio ora? Caso meglio ricarico i punti al limite. Però la barra di avanzamento come sta? Perché se già sta troppo avanti, no. Faccio un passaggio indietro. No, perfetto. Perfetto. Lo ricarico allora. Magari è sprecato per ora, però devo assolutamente provare a segnare. Ce la faccio o non ce la faccio a superarlo? Ok, evoluzione 1 di Guizzierei, dai. Ok, questo è andato. Ora posso provare a tirare. Chi è? Allora mi tocca evocare Robin. Ma cos'è? Atlanticus, mostro degli abissi. Ma no. Livello 2, sì, baby. L'ho potenziato un pochino. Ce l'ho fatta. Wow, PSG 250. Però potenza 30. Oddio, sarebbe meglio l'armatura. No, l'armatura no. Febbre della luna piena. Vediamo un po' quanto fa. 880, buono. La Miximax fa un bel po' fa, eh. Super vortice d'acqua! Goal! Non potete fermarci! Assolutamente no. Beh, Victor è capitano, quindi è normale che esulti Victor. Vai, ragazzi, è 1-0 già per noi. Sicuramente ci faranno un gol loro. Sicuramente, non possiamo assolutamente sbagliarci. Zanark. Vabbè, però Juliet è forte quando gioca contro di me. Quando gioca con me, no. Però contro sempre, certo. Deve imparare ancora una tecnica, Ryoma. Però no. Wall-E, 3 ce n'ha, 2. Ok. Muraglia di Atlantide! Non passerai. Ah, yeah! Avanzamento completato. Ora, quindi... riuscite sempre a sorprendermi, rammolliti della Raimon. Adesso, però, vi faccio ballare. Oh, Zodiaco, principe del piano astrale! Armatura! Però è bella, dai. Ehi! Niente lo può fermare.
No, no, che fa? Tiro catastrofico. Vuoi vedere che Sanguk evoca lo spirito guerriero? Goal! Che devo fare? Gol da paura di Zanark con una bomba che gonfia la rete! Ah, però, migliora ogni volta che ci rivediamo, Zanark. Anche tu, piccolo samurai. La palla va avanti e indietro come un surfista amatoriale in balia delle onde. Quale squadra avrà la meglio? È uno scontro fra titani! Uno scontro fra titani, sì? Ah, quanto mi è mancato questo clima da battaglia! Nessuno mi fa venire più voglia di giocare di voi, rammolliti della Raimon, ancora! Ancora! Va bene, fammi fare il kick-off, Che palle! Calmati! No, Goldy, già fido... Ma non ha fatto niente, Goldy! Aiuto! Ragazzi, siamo riusciti a portarci ancora una volta davanti all'area avversaria. E quindi direi che... Ho i punti per fare un altro tiro della luna piena? Febbre della luna piena, sì, ce l'ho. Facciamolo. Facciamo il 2-1. Vai, Robin! 780, cos'è? Diminuisci di volta in volta? Che fa? Oh. La prima volta 990, io dico... Ah, sì. Invece mo... Più sta più diminuisce. Però vabbè, gol comunque. Non vorrei dire nulla, ma il portiere è un po' scarso, Allora, chi è che comanda? Siamo noi che comandiamo, Victor. Chi è che comanda? Noi. Chi vuole comandare? Vabbè, Fei, lo spirito guerriero è finito. 5 punti gli mancavano. Ma che vuoi fare? Che altro vuoi fare? Vabbè, Zanark pure. Ah, pure lui già se l'ha finiti. Ti fa male correre veloce, Zanark. Devi smetterla. Se no crepi prima del tempo, crepi. Allora, piccolo samurai, ce la facciamo a fermarlo? No. Mai. E dopo questa sì, però. Dopo questa sì. Dai, vediamo un po'. Spirale elettrica. Ah, comando di difesa va lui. Beh, certo. No. Aspetta, se io andassi con Ryoma in porta. Beh, non sarebbe male, eh. Colpi in serie, praticamente il nuovo calcio stordente. È invincibile! Che palpebre! Mi tocca aspettare che finisce il primo tempo, allora. Atlanticus, mosso degli abissi, armatura! Ma scusami, sei invincibile, non te lo dice il computer? Quindi perché sprecare... Vabbè, tanta armatura, alla fine. Formazione a guscio... No. Dopo. Pure assalto tonante, e dai! E certo, tanto. È Zanark però. C'era un difensore che non ti lascia passare. Oscar. Sto pensando a cosa fare. Esche ingannevoli. Ah, deboli l'ha fatto però. Ancora? Mettiamo l'armatura a Fei. Tanto per fargli Atene, non è che... Vediamo un po' se ci facciamo bloccare questo. Vortice di colpi. No. Forse Goldy potrebbe bloccarlo, al limite. Però no. Andiamo un po', magari Oscar... No, niente, Oscar niente. Allora, lui tira.
ed io devo parare. Barriera monolitica. Ho mani esperte, ma penso che un tiro normale, barriera monolitica, lo pari, eh. Ah, perché che però respinge. È questo che non ho tenuto da conto. Cioè, questo è lo spirito guerriero, non ha fatto nulla, però si esaurisce, vabbè. Pure me, e vabbè. E allora? Sei cattivo. Zanark però alla fine non è tanto forte, eh. Siamo noi che dobbiamo farlo diventare forte, mannaggia pesci. Ah, attenzione però, eh. Bene. Muraglia, vabbè, c'era bisogno? Ma ci dà tanto. Valore totale 40, poverino. Tanto che passa il tempo. Se ne passa un po' di tempo almeno. Consuma, consuma! Oh ragazzi, questa qua è una noia mortale quando è così. Se non posso segnare. Perché non succede nulla. Non c'è niente da fare. Segnare, non posso segnare. Ah. Che culo. Che... Wow, che fortuna. È giunto il momento. Oh. Oh. Che succede, Fei? Allora, che era un ultraevoluto lo sapevo. Ce l'avevo pensato. Però addirittura lui combatteva con loro? I miei ricordi. Fei, torna da noi. Siamo la tua famiglia. Oh, quindi gli ultraevoluti sono tutti quanti orfani. Cosa? Simeon! Ti sta tornando la memoria? Sei uno di noi, Fei. Fei, cosa ti succede? Fei, stai bene? Rispondi! No, amico, che combini? Fei ha segnato nella sua stessa porta. È più confuso di un mozzo col mal di mare. E finisce a primo tempo. Ma è una partita ancora apertissima. E meno male che non ha segnato con artigli di rock prima. Meno male. Ma che succede? Mostra contro di noi? Però non va bene così, eh. Non è affatto giusto. Fei, che succede? Non è da te fare errori del genere. Errori del genere, amico mio. Quello se girate da tirato non è un errore. Non è stato un errore, Arion. L'ho fatto apposta. Ma hai segnato nella porta sbagliata. Dici? Sei sicuro di sapere da che parte sto? Significa che... Fei, non starai dicendo. Fei, che ti prende? Fei. Vieni, Fei. Torna dalla tua vera famiglia. Fei! Torna indietro, Fei, subito! E così ci ha tradito. Non ci posso credere. Per tutto questo tempo è stato una spia? Non può essere, Fei è il nostro amico. Non ci tradirebbe mai. Dopo quello che è successo, cosa gli ha fatto Simeon? Non ti dobbiamo nessuna spiegazione. Ah, è così che funziona? Ne rispondiamo solo e soltanto a Simeon. Tu non sei altro che un capitano di facciata. Ecco perché preferisco lavorare da solo. Ci credo. E Fei lascia la squadra. Sembra che l'Eldorado Team 1 abbia deciso di lasciare Feirun in panchina per il secondo tempo. E siamo stati costretti. Più che abbiamo deciso.
Allora? Mi schema un po' le carte in tavola. Fallo tattico. Cosa? Chi ti ha detto di... Il Team Zan è fuori controllo e il fair play non sa neanche cosa sia. Ma pare che l'arbitro non voglia mettere in mano al cartellino rosso. Boh, parata ardente, ci provo. Tanto per fare scena. Dice, diamo un po' di spettacolo. Goal! Che devo fare? Niente, che devi fare? E il Team Zan segna ancora! Alcuni giocatori dell'Eldorado sembrano infortunati. Piove sul bagnato. Ma che dico, piove? Diluvia! Ancora? Ancora. E non è ancora finita. Fallo tattico! Forse so dove stiamo andando a parare in questa maniera. Questa partita è una farsa, gente! Il Team Zan sta mostrando di che pasta è fatta e sapete che vi dico? Da oggi per me è solo riso! Ma i giocatori dell'Eldorado non mollano, non vogliono gettare la spugna! Non è finita finché non è finita! Non si arrendono, eh? Giocano pulito e hanno un po' di dignità rispetto a questi plebei della New Gen. Non sono neanche un po' stanchi, com'è possibile? Lo sai contro chi stai giocando? Noi ultra evoluti non siamo come voi, inutili umani. Me ne sono accorto. Goal! Sento che non è giusto. Non è giusto, no? E il Team Zan mette un altro pallone in fondo al sacco! L'Eldorado fa acqua da tutte le parti! Mai visto una partita così a senso unico, gente! Voglio divertirmi anch'io, guarda e impara pure questo! Che fai? Stai fermo! Giocatela voi! Fate voi, no? Non faccio più niente! E vabbè però! Pazzesco! Lo strazio continuerà con un attacco a sorpresa di Fedom! Non so quanto potranno reggere di questo passo. Vi bastano o ne volete ancora? Ma veramente potremo anche vincere, eh? La New Gen è forte, incredibilmente forte. Ma qualcosa che mi fa venire nervoso. Non mi piace quando mi viene nervoso. Gente, il Team Zan ha segnato 10 gol in un solo tempo! Penso di poter scommettere la mia tavola che la Eldorado non rimonterà. Ciao! Fate voi, io abbandono il campo. Tanto... Goal! Una vittoria facile, ma... Incredibile, la loro superiorità fisica e mentale è travolgente. Ormai è chiaro che perderemo questa partita. Di conseguenza, Blade, dia ai difensori di salire sopra la linea di centrocampo. Cosa? Andiamo tutti all'attacco. Non sarà troppo azzardato? Potrebbero fare altri gol mentre siamo sbilanciati in avanti. Pensaci, Blade. Dobbiamo accettare che questa partita è andata. Non ci resta che gettare le basi per la prossima. I nostri avversari sanno di aver vinto. Peccano di presunzione e pertanto commetteranno degli errori. Sì, ma anche un semplice gol della bandiera sarebbe fondamentale per noi, capisci? Il nostro morale cambierebbe completamente. Quindi dobbiamo provarle tutte pur di fare un solo gol. Proprio così, dobbiamo lasciare un barlume di speranza per le prossime partite. Capisco. Fai un gol per sollevare il morale di tutti. È tutti oltre il centrocampo, ma non mi sembra.
Bene, e adesso all'attacco! Sì, mister, ci proviamo! E mo sono incacchieto. Sono incacchieto dell'armatura. Mannaggia, gli faccio quegli sorci verdi, porca miseria. Guarda, guarda qua, guarda. Se, siccome non vi basta... Maximax Trans! Oh! E ora? Vi faccio quegli sorci verdi, turchesi, gialli, arancioni. Tutti i colori dell'arcobaleno! Via, meno uno. Doppia? Non c'è problema. Ah! Fatti da parte tu, plebeo, insulso. Anche tu provi a fermarmi, ma non ti devi azzardare. Ti rompo una caviglia. E ora, guarda qui. Katana Crisantemo. Sì, ho tornato di fuoco doppia direzione, ma... Katana Crisantemo. Repulsione. No, amico mio, questo è gol. Gol! Allora, chi è che comanda? Ora noi. Non penso proprio che possano recuperare. Eppure non mollano. Quindi è questa la vostra regola. Giocare fino alla fine. So dove andiamo a parare. Zanark verrà con noi, sicuramente. Fischio finale! La prima partita di Ragnarok va alla New Gen! Bah, sono troppo forti. È finita. Abbiamo segnato un gol, però. Il che significa che nella prossima partita ce la possiamo fare. Ben detto. Gliela faremo vedere al secondo turno, Victor? Sì, non abbiamo scelta. Adesso capisco. È proprio questo che intendeva l'allenatore Sharp. Quel gol è stata un'iniezione di fiducia. Grazie, mister. E David? Non capisco. Li abbiamo dominati. Ma non provo soddisfazione, anzi provo... provo rabbia. Per come ha giocato la tua squadra, Zanark, ovvio. Oh! Ehi, Avalanche, sei stato in gamba. Dove vai? Scusa. Ma alla fine ho deciso di non aiutarvi, vado per la mia strada. È un peccato. Avevo qualcosa di bello da darti. Dallo a me, allora. Zanark! Vuoi vedere che è lui? È lui, è lui. Abbiamo fallito, mi dispiace. Non essere così severo con te stesso, Victor, c'è ancora speranza. Giusto. E lo dobbiamo all'allenatore Sharp o mi sbaglio? Te ne sei accorto? Non è da lui schierare le sue squadre così sbilanciate. Se l'ha fatto, aveva uno scopo ben preciso. Su, non abbattiamoci, ragazzi. Meglio concentrarsi sulla prossima partita. Hai ragione, JP. Adesso tocca a noi, vero, Arion? Sì. Mi chiedo cosa avesse fai. Se è davvero una spia, non possiamo restare con le mani in mano. Dobbiamo andare a parlare con lui. Ed è quello che dovremmo fare. Non è possibile, non può essere vero. Vai a cercare Fei, andiamo a cercarlo e poi concludiamo il video. Anzi, no, sarebbe meglio cercarlo nel prossimo episodio. Così vediamo con calma cosa dice, perché sicuramente sarà un discorso lungo. Quindi, questo episodio termina qui. Io come sempre, Cuccio, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo come sempre in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!